Tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Così promette il profeta Geremia, che ha coniato quell'espressione, una nuova alleanza, per descrivere il rapporto tra Dio e il suo popolo. Un'alleanza che è fondata sull'iniziativa unilaterale di Dio, che, nonostante le infedeltà del popolo, assicura con certezza che sta a questo patto. Ed è proprio questa sicurezza affettiva il grande dono dell'alleanza, perché non dipende dalla volontà degli uomini, ma esclusivamente da questa disponibilità di Dio. Che la sicurezza affettiva sia un fatto importante lo comprendiamo anche semplicemente dalla nostra esperienza quotidiana. Mi è sempre chiaro in alcune persone che mostrano delle ferite e delle insicurezze emotive, pur essendo nel frattempo divenute persone adulte e magari anche professionalmente realizzate, che spesso questa fragilità si lega alla esperienza, magari proprio da bambino, nei primi anni, in cui non hanno avuto la certezza di una sicurezza affettiva, qualche volta da parte della madre, qualche volta da parte del padre. Noi si cresce nella misura in cui abbiamo questa sicurezza affettiva, e credere conferisce a ciascuno di noi questa certezza che nasce da questa nuova alleanza. Perfino una recente indagine fatta dai soliti scienziati americani di Harvard conferma che si invecchia meglio se siamo capaci di avere relazioni stabili, cioè al netto del colesterolo, al netto del fatto che non bisogna bere, non bisogna fumare, bisogna mangiare pesce, frutta e verdura, campa di più chi ha relazioni affettive stabili. Conta più questo per crescere e per invecchiare che non l'altro. Anche nel Vangelo è riportato un incontro tra Gesù e i greci che mostrano di avere un singolare desiderio di vederlo, ma nel vocabolario di Giovanni vedere equivale a credere. Già, i greci, non i giudei, cioè i pagani. Il mondo greco è stata una straordinaria cultura, la lingua greca è stata una lingua geniale. E da questi pagani impariamo qualcosa di decisivo per poter entrare in un rapporto profondo con Dio. Socrate, che è un po' la personalità che tutti noi conosciamo, ci suggerisce due atteggiamenti del cuore per potersi aprire ad una relazione importante. Il primo atteggiamento è la sua umiltà. So soltanto una cosa, di non sapere nulla. Questa umiltà, trasportata sul piano affettivo, dovrebbe renderci più persuasi che, a dispetto dell'età, siamo sempre degli analfabeti di ritorno quando si tratta di questa dimensione. Dovremmo con umiltà riconoscere che molte volte le tensioni, le contrapposizioni, le polemiche che nascono tra di noi, più che essere fondate su grandi questioni di principio, sono spesso legate piuttosto a delle inconsistenze affettive. Talora ci armiamo armi e bagagli, ma dovremmo con molta più umiltà riconoscere che forse siamo semplicemente ancora infantili, siamo ancora troppo deboli per affrontare le cose della vita. L'umiltà. E poi Socrate
ci suggerisce un altro atteggiamento, che è la sua libertà. Tutti sappiamo che avrebbe potuto trovare una via di uscita per non bere la famosa cicuta e dire che i suoi amici gliel'avevano pure suggerito il modo per farla franca. Ma Socrate va avanti imperterrito, perché è libero dai condizionamenti e sa quello che vuole. Umiltà e libertà sono le due condizioni per aprirci a rapporti affettivi che siano significativi. E Gesù sembra non rispondere a questi greci che gli domandano di conoscerlo, ma in realtà sta dicendo ciò che è essenziale, perché fa riferimento all'ora decisiva della sua vita, in cui dice egli sarà glorificato. Ma la gloria per Gesù non è quella che suona alle nostre orecchie come un desiderio di notorietà o di popolarità. La gloria per Gesù è il momento in cui si rivela il suo peso specifico e offre un'immagine molto pregnante per farci comprendere chi è egli e che cosa lo attende. Dice: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Sta parlando di se stesso Gesù. Gesù è lucido e determinato e allo stesso tempo è anche molto coinvolto e preoccupato in ciò che sta per accadergli. Paradossalmente però non è la morte che rende infecondo il seme, anzi il chicco di grano, ma è il fatto che il chicco di grano rimane solo, cioè non si impasta con la terra. È questa solitudine ciò che decreta la sua infecondità. Ed allora è trasparente quello che il maestro vuole suggerire, a partire da quello che lo attende. Solo se noi ci lasciamo impastare dalla terra, ci lasciamo seppellire dal contatto che si stabilisce con gli altri, solo allora diventiamo fecondi, diventiamo generativi. La parola del maestro è esigente, ma è anche molto trasparente e ci ricorda una questione essenziale. Non è nella solitudine della nostra autosufficienza, del nostro tornaconto, che si diventa fecondi, ma è nella misura in cui ci lasciamo impastare dalla terra e ci lasciamo in qualche modo travolgere dal contatto con gli altri. Chiediamo al Signore nella preghiera che non ci teniamo a troppa debita distanza dagli altri, da Dio, per paura di essere contaminati. Chiediamo di non scegliere solo rapporti protetti per potercene stare tranquilli. Chiediamogli nella preghiera che Lui, come ha promesso, ci attragga tutti dall'alto quando sarà innalzato da terra.